Ciao persone glitterose, oggi farò un book tag in collaborazione con la mia amica Silvia del canale SissyTube, non vedevo l'ora di farlo e finalmente abbiamo deciso di fare questo tag che è la Disney Princess Book Tag, in quanto ci sono 12 principesse con una definizione e in base a quella definizione abbiamo scelto un libro. Sì, ho i capelli bagnati perché con questo caldo li tengo bagnati perché fa caldo appunto. Quindi non badateci, ma iniziamo subito perché sono davvero tante le principesse e spero che vi piaccia e lascerò comunque il canale del video di Silvia ovviamente nell'info box insieme a tutte quelle della Piccionaia che ovviamente saranno taggati. La prima sono due, Anna ed Elsa, un libro che coinvolge rapporti di parentela fratelli e sorelle. E ho scelto Il leone, la strega, l'armadio, cioè il secondo libro di Narnia, perché comunque ci sono sia due fratelli sia due sorelle. Dei fratelli Pevensie. Mi è caduto il segnalibro. Fa niente, dopo cercherò la pagina dov'era. E sì, ho scelto questo perché appunto ci sono i fratelli Pevensie che sono appunto Edward. Sì, Edward. Edmund, Lucy. E gli altri come si chiamano? Non mi ricordo neanche più. Oddio. Sì. Edmund? Ma seriamente non me li ricordo più. Lucy, ok. Susan e Peter. Peter, Edmund, Susan e Lucy. Yeah, grazie. Oddio, che smemorata. E vabbè, e questo è il libro che ho scelto nella prima categoria. La seconda è Rapunzel, un libro che ti ha fatto sentire emotiva. E io ho scelto, questo l'ho già fatto vedere in migliaia di video, però è l'unico che davvero con cui ho pianto e con cui sono entrata davvero nella storia, che è Storia di un cane del padrone che insegnò la libertà di Renaldo Fischer con Michel St. George. Ed eccolo qui. Tra l'altro ve lo consiglio se non l'avete mai letto perché è piccolissimo, però... Oddio. Forse è uno dei pochi libri in cui io pianto, perché io ripeto, non piango mai per le storie dei libri, piango più se vedo un film, però ve lo giuro, è bellissimo. Ve lo faccio rivedere. E quindi ho scelto questo. 3. Merida, quella di The Brave, un libro con una guerriera donna. E io ho scelto la protagonista di questo libro, che è Kate Stanley, che è W. Perché davvero, dopo tutto quello che ha subito per cercare di capire il mistero, è sopravvissuta a tutto e quindi cioè io vorrei essere come lei perché davvero è una guerriera, ma non tipo Xena, che è tipo principessa guerriera, ma guerriera nel senso emotivo, nel senso che ha visto un sacco di gente morire per questa causa e scopre delle cose che sono davvero forti, per cui scelgo lei perché secondo me lei è Merida versione giallo, perché è un libro giallo. Tiana, un libro che affronta problemi reali. Tiana, se non sbaglio, è quello della Principessa Ranocchio, però non ne voglio non so se è giusto perché non l'ho mai visto, Principessa Ranocchio. Comunque, per questa categoria di un libro che parla di cose reali, ho scelto di Nuala Gardner, non so come si pronuncia, è un amico come Henry, è questo qui. Che parla di questa famiglia, perché questo libro è stato scritto dalla mamma del bambino. Il bambino è autistico e grazie al cane il bambino è riuscito a comunicare con i genitori. Non diceva mamma, papà, non diceva fame, non diceva sete, non diceva niente. Invece insieme a Harry, che è il cane, che si vede anche in foto, è riuscito in qualche modo a comunicare insieme alla sua famiglia. Il bambino si chiama Dale e ha avuto anche una sorella, anche lei è autistica, quindi non so come questa famiglia sia riuscita ad affrontare tutto ciò perché due bambini autistici è davvero molto pesante. Ed è tratto anche un film per la TV di grande successo, ma io non l'ho mai visto, però mi fido. Ed è questo qua, secondo me è un bel libro, cioè ha commosso anche questo, non da far piangere come il libro precedente, ma quasi.
però è davvero bello. Ed è una storia vera, appunto. Questa Naula è un'infermiera professionale d'ostetrica che appunto ha avuto Dale ed Amy, che sono due bambini autistici, però racconta più che altro di Dale perché prima di, diciamo che verso la fine a Amy, che ha scoperto di essere autistica subito perché dall'esperienza che ha avuto con Dale ha capito subito che anche la sorella è autistica. Bella della Bella e la Bestia, un libro classico. Io mostrerò un libro che ho appena acquistato, l'ho acquistato sabato, quindi non l'ho ancora letto, però lo volevo leggere da tanto, l'ho trovato a poco prezzo e tra l'altro me l'ha regalato la mia mamma. E parlo dei tre moschettieri di Alexandre Dumas, e in questa versione che secondo me è bella perché questo qua sembra tipo Orlando Bloom nel film dei tre moschettieri, ma li fa il cattivo, non fa uno dei tre moschettieri, però gli assomiglia un po'. E allora ho scelto questo. Secondo me è un libro che siccome non ho mai fatto vedere, essendo nuovo, ho deciso di farlo vedere. Siamo in età, alla 6, Pocahontas, un libro a tema la natura o scritto da un naturalista. L'autore non è un naturalista, però il libro parla in sé di natura perché il retro dice: sotto il tetto di rami alzava il muso di notte verso l'alto del cielo, un ghiaione di sassi illuminati, a occhi larghi e respiro fumante, fissava le costellazioni in cui gli uomini stravedevano figure di animali. L'aquila, l'orsa, lo scorpione e il toro. Praticamente parla di natura e ho scelto Il peso della farfalla di Henri De Luca, che secondo me è un libro molto, molto carino, anche se è molto piccolo. Praticamente la trama è davvero poca e dice: una farfalla bianca sta sul corno del re dei camosci, un fucile sta a tracolla del vecchio cacciatore di montagna. Li attende un duello differito negli anni. Più che la loro sorte, qui si decide la verità di due esistenze opposte. Spero che vi ho dato curiosità. Tra l'altro, l'ho consigliato a Valentina del canale Book Addicted. Spero che potrà piacerti, perché a me è piaciuto tanto. Poi Henri De Luca mi piace tanto come scrittore, e quindi ho scelto questo. 7. Yasmin, quella di Aladdin, un libro con il desiderio di libertà. Ho scelto Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, che qui il concetto di libertà è scritto dappertutto, in ogni singola pagina: libertà, libertà, libertà. Quindi questo secondo me è adattissimo per questa categoria. Aspetta, non l'ho fatto vedere. Poi, Mulan, un libro con guerre o battaglie. E qui ho scelto Insidia, che è l'ultimo della trilogia di MJ Aaron. Perché qui, diciamo, c'è molta più azione rispetto agli altri due, ci sono molte più battaglie, cioè c'è in realtà una sola battaglia, però molto importante per la storia. Non dico altro perché siccome è il terzo non voglio fare spoiler e ho scelto questo. Scusate, ho dovuto stoppare un secondo. Continuo con Ariel, un libro che tratta di curiosità o apprendimento. E ho scelto, non è proprio un libro, ma non è neanche un romanzo, ho scelto Ramses, Segreti e Splendori di un Faraone di Alberto Angela. Ve lo mostro subito. Cioè, scusate, c'è il riflesso della finestra. Comunque, il titolo è questo qua, che l'ho trovato tipo in edicola, quindi sì. Mentre ho rimesso il segnalibro nel libro, appunto. Cenerentola, un libro che tratta di lavori manuali. Hai scelto fare bambole, tecniche e modelli. Praticamente ci sono varie cose per fare le bambole, materiali per farle, le tecniche, e ve lo mostro. Oh, pesantissimo questo qua. Praticamente c'è in stoffa, a maglia, in patchwork con panno lenci, con cernit di sassi, di pasta di al sale, con dash e vabbè, altri modelli. Allora ho scelto questo. Aurora, La bella addormentata nel bosco, un libro che tra l'altro è la mia principessa preferita in assoluto, un libro che coinvolge il sonno, e ho scelto Principessa della notte di Giusy Quarenghi, non so come si pronuncia, che me l'aveva regalato mia sorella quando ero un po' più piccola, e non mi ricordo neanche di cosa parli sinceramente, però mi ricordo che è tipo una sorta di fiaba, quindi ho detto fiaba, in teoria concilia il sonno dei bambini, quindi perché no? E allora ho deciso di dedicarla a questa categoria. Poi l'ultima, 12.
Biancaneve, un libro che comprenda uno dei sette un libro che comprenda uno dei sette vizi capitali. Io ho scelto Gola e vi mostro il libro che ho scelto per Gola, Cioccolà di Joan Harris, perché cioccolato, dai, cioè, è un vizio capitale di Gola. Chi non ama il cioccolato? Cioè, io non è che amo il cioccolato tanto, però guardando il film di Cioccolà e leggendo questo libro di Cioccolà ti fa venire voglia di mangiare cioccolato, quindi sì, più di così questo vizio, sì, ho scelto Gola perché forse era l'unico che avevo dei vizi capitali. E niente, il tag finisce qui, ringrazio ancora Sissi per aver collaborato con me per questo tag. E io l'ho registrato domenica, ma lo vedrete online mercoledì. E spero vi piaccia e ovviamente taggo tutti quanti voi, più la piccionaia ovviamente, Laura, non mi ricordo il canale ma lo scrivo qua sotto, Marco di Shadow of Books e Sara di L'Angolo delle Pergamene. E alla prossima, ciao persone glitterose!